il mare e le spiagge sono un bene comune, così come viene sancito anche da articoli della Costituzione e altri articoli. Noi siamo qui per protestare contro l'approvazione del PUAD, che è il piano di utilizzo delle aree demaniali marittime, perché così come è confezionato non ci contraddistingue, soprattutto per la valenza turistico-ricreativa che è stata data allo stesso. Noi crediamo che invece sia prima di tutto importante sottolineare un lessico che privilegi l'aspetto ambientale e l'aspetto sociale, il diritto alla salute e al mare dei cittadini. Noi riteniamo che almeno il 50% delle spiagge debba essere considerato libero e possa essere di utilizzo fruibile e gratuito per tutti. Nel PUAD manca il concetto che il primo diritto è la spiaggia pubblica utilizzabile e poi dopo viene la questione delle concessioni demaniali. Questo non è chiaro nel PUAD, abbiamo fatto l'osservazione per cercare di riorganizzarlo. Il mare è un bene per tutti, è un bene comune, le aree demaniali devono essere godute della cittadinanza, soprattutto dopo la triste esperienza della pandemia, c'è proprio una fame di mare anche per i suoi effetti salutari e quindi bisogna garantire l'accesso libero alle spiagge a chi non vuole usufruire dei servizi. Ho fissato anche delle regole, tipo la percentuale delle spiagge libere rispetto alle spiagge d'aria in concessione, e l'ha fissato in un misero, noi diciamo, 30% di spiagge libere. Questo piano invece privilegia in particolare i concessionari balneari e ci sono tante modifiche da effettuare, e come tante altre associazioni che oggi qui manifestano in piazza abbiamo protocollato le nostre osservazioni alla Regione. Il mare svolge un ruolo fondamentale per il pianeta, quindi salvaguardare il mare significa salvaguardare anche il cambiamento climatico, perché è la biodiversità presente in questo ecosistema. Sotto la sala di tutti i consigli di vetro